Lei prima, dottor Scalzo, parlava di creme, non di patè. Una cosa che io ho notato, ci sono molte creme, creme di carciofo, crema di cipolla, crema di peperoncino, crema di cipolla fatta in una certa maniera. Non sarebbe bello pubblicizzare, come molti fanno, la bruschetta con queste creme, invece di usarle come un riempitivo per, non so, per fare qualcosa al forno? Una bruschetta con una crema di cipolla sarebbe la cosa fenomenale. Sì, certamente, noi le consigliamo poi, cioè pure ai negozianti, sui nostri Deplin c'è pure scritto che sono creme spalmabili. Cioè, quando è spalmabile, ognuno la può mettere dove vuole, la può mettere sul pane abbrustolito, la può mettere sul crostino, sul pane così, la può utilizzare anche in cucina, quelle salate. Quelle invece dolci le può utilizzare ovviamente per fare le crostate, eccetera, cioè i bucnotti e così via. No, perché vedendo spesso in televisione si fanno vedere una zuppa di pesce e infilano il pane abbrustolito da... Io immagino, perché ho assaggiato, un po' di cipolla spalmata su quel pane abbrustolito sarebbe proprio la magnificenza in quel momento, insomma. Sono d'accordo con lei, ma ecco che poi deve subentrare la professionalità e la fantasia degli chef. E noi confidiamo molto su di loro, perché loro sono loro che poi presentano un piatto in un modo particolare al cliente, e il cliente rimane innanzitutto ammirato dell'opera d'arte visiva, no? Poi incomincia a odorare e sente i profumi, eccetera. Poi incomincia a sapere. E quindi allora lo chef ha fatto un'opera. Noi siamo solo gli aiutanti degli chef. Gli diamo la possibilità di, in breve tempo, di poter fare delle cose di bellissime. Creare l'opera d'arte. Esatto. Grazie mille. Prego. Allora, qui siamo nella parte in cui, diciamo, la confezione termina con l'applicazione dell'etichetta. Vogliamo far vedere un po' questa etichetta al nostro regista e fare un po' anche la storia di queste etichette. Beh, le etichette sono un po' come i vestiti delle persone. Noi cambiamo cravatta, colore della camicia, pantaloni, cioè non mettiamo sempre lo stesso abito, perché sennò sarebbero delle uniformi o sarebbero dei sai da monaci, no? E l'etichetta, anche quella, ha bisogno di cambiare fisionomia, ma senza stravolgere chiaramente quello che è il contenuto dell'etichetta, che deve chiarire secondo la legge tutto quanto previsto, no? Ingredienti, valori nutrizionali, denominazione commerciale, denominazione dell'azienda produttrice e quant'altro. Quindi questa cosa però nel tempo mio figlio ha pensato di farle lui, in modo che le potesse fare oggi la cicoria la presentiamo così, l'anno prossimo magari la presentiamo con dei colori diversi, con delle immagini diverse, con una veste diversa, nuova, ma che è sempre la stessa cosa in sostanza, no? Cioè la stessa persona che cambia abito. Quindi la stessa cosa avviene con i prodotti. E lui le etichette, si fa la grafica, si fa la stampa, poi vengono tagliate con quella macchina secondo come devono essere, c'è l'etichettatrice automatica e così via. Quindi l'etichetta... Noi siamo assolutamente responsabili di tutto quello che scriviamo sull'etichetta. Lo saremmo comunque anche se lo fa una tipografia. Però in questo caso sappiamo proprio la persona che l'ha ideata, progettata e costruita. In questo caso è proprio necessario dire che per i tuoi prodotti l'abito fa
il monaco, e lo fa proprio in modo completo, nel senso che anche l'abito esce dal convento, così come i prodotti che vengono immessi sul mercato. Ritornando ai prodotti, qui ne abbiamo qualcuno particolare che è un piacere mostrare. Ecco, questa è la salsa saracena. Ce la vuoi illustrare? E la salsa saracena è una vecchia idea, cioè un prodotto che ha molti anni, cioè perché? Perché si sentiva sempre raccontare di questi saraceni che invadevano le nostre corse, le nostre coste, e persino c'è un paese che si chiama Saracena, no? Quindi dico, perché non facciamo un prodotto che sia, come dire, in un certo senso un po' arabesco, no? Ma di ingredienti, però che porti un nome di una città nostra, Saracena. Quindi abbiamo voluto fare questa cosa. È un po', si richiama anche alla nostra cultura. La nostra cultura è ricca di elementi spagnoli, francesi, anche saraceni. E avete voluto rispondere con questo prodotto a quella che è un po' la natura stessa della nostra terra. Bene, sarebbe opportuno adesso parlare del modo in cui viene gestito il commercio. Le aziende, i rivenditori vengono qui direttamente o fanno tutto via telefonine, via computer? Beh, oggi si capisce che la tecnologia consente sia a noi produttori che ai clienti, che siano negozianti o che siano grossisti, di adoperare le tecnologie che ci sono, quindi email, telefoni, telefonini, WhatsApp, eccetera. Ti mandano l'ordine su WhatsApp, tu lo trasferisci direttamente in magazzino, il magazzino vede, dice manca questo prodotto, allora subito dà passaggio alla produzione, la produzione, se lo può fare quella stessa giornata, lo fa e lo manda subito in magazzino per la spedizione, altrimenti dirà c'è da aspettare due giorni, c'è da aspettare un giorno. Tra le tante cose che bisogna osservare in un'azienda c'è anche quella relativa alla possibilità di un commercio che riguardi qualche centro fuori dell'Italia. Fuori dell'Italia avete dei punti di riferimento? Sì, abbiamo impiegato tanto tempo per arrivare a poter esportare, per esempio negli Stati Uniti, che come si sa gli Stati Uniti sono molto rigidi sotto questo aspetto, lo sono anche gli altri, perché ognuno guarda i propri interessi, si capisce, no? Però c'erano dei dazi enormi, e ci sono, e delle regole molto stringenti, la FDA praticamente va lì a cercare sempre il pelo nell'uovo, però alla fine ci siamo riusciti e adesso esportiamo bene in America, nella zona di Chicago, Los Angeles e anche a New York, non tantissimo, insomma in totale all'estero noi esce della nostra produzione non più del 25%, il resto lo vendiamo in Italia, perché gli italiani capiscono meglio degli altri, secondo me, la qualità del prodotto. Finché gli altri però non lo provano, è lì il discorso. E in Europa avete contatti con qualche paese europeo? Sì, sì, esportiamo in Svizzera, in Germania. La Francia è più dura, ci piacerebbe, perché avere dei clienti francesi per noi sarebbe un onore, visto che loro sono molto raffinati, quindi, però Svizzera, Germania, Belgio, non grandi numeri, ripeto,
però piano piano stiamo entrando, perché piano piano, come diceva prima lei, la gente poi assaggia e capisce la differenza. E adesso, se è possibile, vedere qualche altro angolo dell'azienda che possa interessare i nostri telespettatori e che possa anche interessare chi è attento, ecco, alla lavorazione dei prodotti, ai manufatti e a tutto il resto. Allora, dove ci spostiamo adesso? Adesso ci spostiamo nella produzione, dove si va dal lavaggio, dalla cernita, dal lavaggio e tutto il ciclo produttivo. Ok, allora stamattina ho avuto il piacere di incontrare nell'azienda Scalzo un ex alunna. Pensavo di trovare un altro ex alunno, il figlio di Pino Scalzo, Amedeo, è fuori sempre per questioni relative all'azienda. Tu dimmi un po', da quanto tempo lavori in questa azienda? Allora, buongiorno a tutti. Sono 8 anni io che sono in questa azienda, ma sono in una famiglia, non in un'azienda. Quindi mi trovo benissimo, c'è un ambiente molto accogliente, le giornate passano tranquillamente perché siamo tutti, ripeto, una famiglia. Fa piacere sentire questo, ma non avevamo dubbi, perché l'azienda Scalzo la conosciamo anche da questo punto di vista. E tu in modo particolare di cosa ti interessi? Allora, io mi occupo insieme ai figli della signora della parte burocratica qui e anche in azienda. Quindi dalla presa delle merci seguiamo gli ordini e poi fino alla partenza. In questo momento ti stavi interessando di ordini? Sì, stavo infatti scrivendo un ordine che era appena arrivato, sì. E allora ti lasciamo al tuo lavoro, buon lavoro. Grazie. E complimenti. Grazie. Allora, iniziamo col dire che siamo entrati nella zona grigia, dove c'è la porta dei bagni e degli spogliatoi, che è comunicante col resto dell'azienda, della produzione, però è separata da queste flap. Ecco, adesso andiamo avanti, entriamo nella zona... nella zona dove si fa la cernita delle materie prime e i lavaggi. C'è una signora che sta lavando dei funghi, il Tricholoma portentosum. Quella macchina ha un sistema di lavaggio a borbottamento, si dice, che gira continuamente con l'acqua corrente che entra da una parte e esce dall'altra, e quindi lava fino in fondo qualsiasi tipo di verdura. Poi, seguendo da questo lato, ecco, ci sono delle pentole pressurizzate che servono sia per fare le scottature sia per fare la pastorizzazione. A seguire ci sono invece delle vasche per il dissalamento dei prodotti, perché noi facciamo dei prodotti, vanno lavorati freschi, appena raccolti, e quindi si applica la procedura del fresco. Altri invece vanno conservati in salamoia, quindi vanno scottati, vanno poi salati con acqua e sale e conservati. E quando servono si prende uno di questi fusti, si mette in quelle grandi vasche con acqua corrente, e c'è un sistema anche lì di borbottamento che muove continuamente i prodotti ad aria compressa. Quindi, e qui abbiamo bene o male detto le cose principali. Poi ci possiamo spostare. Quindi il prodotto fa questo ciclo, entra da questo punto,
cernita, lavaggio, cottura, scottatura, oppure entra il fusto con il prodotto in salamoia, quindi viene dissalato, lavato bene e dopodiché va nella pressa che è più avanti, che va strizzato in maniera che non rimangono acque libere all'interno del prodotto. Questa è l'entrata. Da questa parte invece c'è l'uscita del prodotto, che fa il percorso e esce da questo lato. Qui abbiamo, senza entrare proprio fino in fondo, qui abbiamo le cisterne dell'olio extravergine di oliva, abbiamo le cisterne più piccole che ci sono gli oli aromatizzati, sempre olio extravergine di oliva, aromatizzato al basilico, alla menta e così via. Di là si nota, quella c'è una riempitrice automatica che riempie i vasi. Questa macchina qui a sinistra è il pastorizzatore a vapore, che entra il prodotto da una parte già pronto, già confezionato, passa dentro questa macchina, esce da questo lato pastorizzato, impiega il tempo che impiega, però fa tutto lei. Qui ci sono dei pomodori secchi che devono essere lavorati. Questi, diciamo che hanno subito ovviamente sono stati prima tagliati in due, salati, essiccati, eccetera, eccetera. Arrivati a questo punto, però, prima di essere confezionati, vengono rilavati prima con l'acqua, con quella macchina che abbiamo visto prima, e poi vengono sciacquati bene con vino rosso. E poi alla fine vanno confezionati, preparati, si mettono nei vasetti e si fa tutta la procedura, pastorizzazione, esce di là e se ne va. E quindi la procedura bene o male è questa. Di qua vediamo anche altre macchine, ecco che si vedono, c'è un po' di pentole, di vasche carrellate in giro, naturalmente, perché quando si lavora è così. Qui in ordine andando da sinistra verso destra abbiamo, quello è un cutter, sarebbe un coltello automatico per tagliare. Subito dopo c'è una macchina per fare la marmellata, quella è una macchina che costa quanto una Ferrari. Poi c'è un mescolatore, poi c'è un trituratore, tutto acciaio inox, e poi c'è la pressa che dicevamo prima per pressare i prodotti in modo che non rimanga acqua libera. E qui praticamente avremmo quasi finito. C'è un'altra cosa da vedere, che è l'essiccatoio per essiccare tutte le erbe che noi trattiamo, dall'origano a tutto quello che poi facciamo secco per poterlo poi vendere sia in bustine così com'è, oppure da usare come ingrediente per la preparazione degli altri prodotti. L'essiccatoio è da questo lato. Ecco, ve lo faccio vedere aperto. Ecco qua, ci sono i telai dentro, fatti di un materiale in PVC per alimenti, e la rete è fatta di nylon, quindi è una macchina eccellente che funziona, questo ci tengo a dirlo, con acqua calda prodotta da biomasse. Noi abbiamo una grande caldaia che usiamo la nostra legna della pulitura dei nostri boschi e dei nostri terreni. Grazie.